utilizzare tecnologie innovative per valorizzare le produzioni tipiche made in Italy e tutelare i consumatori. È l'obiettivo del CNR che a Expo 2015 ha fatto il punto nel corso di un evento organizzato dal Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari. L'evento organizzato ha voluto mettere insieme tutti gli stakeholder che sono presenti sulla filiera produttiva dei prodotti tipici e DOP e IGP e in qualche modo rappresentare con le ultime presentazioni come la ricerca scientifica possa giocare un ruolo fondamentale anche per queste produzioni. Gli ultimi dati Istat evidenziano che il giro d'affari delle circa 270 DOP e IGP italiane supera i 13 miliardi di euro, ma questi prodotti sono conosciuti solo dal 33% dei consumatori italiani e dal 14% di quelli europei, una situazione che crea terreno fertile anche alle frodi e per questo anche il governo è impegnato in prima linea. Da una parte cerchiamo di assicurare una protezione per i legittimi produttori che si sottopongono a dei controlli ai ferrei per assicurare il rispetto dei disciplinari di produzione e dall'altro allo stesso livello e con la stessa forza assicurare quel livello di conoscenza, di informazioni e quindi anche di maggiore consapevolezza dei consumatori finali. Solo incrementando gli strumenti per accrescere la qualità e la conoscenza delle produzioni tipiche sarà possibile salvaguardare un settore che coinvolge oltre 80.000 operatori, la maggior parte dei quali rappresentati da realtà piccolissime del territorio italiano. Il nostro obiettivo è quello di produrre, di avere un'Italia che produce sempre di più in qualità. La competitività nel mondo ora non è più basata sull'abbassamento del costo di un prodotto, ma sulla capacità di vendere un prodotto che abbia appunto che sia tipico, che abbia delle tipicità e che in qualche modo rappresenti l'eccellenza e la costanza di qualità per un compratore. E questo ovviamente dà all'Italia un vantaggio enorme rispetto ai suoi concorrenti. L'eccellenza solidale e nutrire il mondo in modo diverso è il tema della partecipazione del Principato di Monaco a Expo Milano 2015, che inaugura ufficialmente il suo padiglione. Questo padiglione è ispirato dal fatto che dobbiamo tutti pensare al futuro del cibo, dobbiamo pensare al sviluppo sostenibile nel campo del cibo e dobbiamo pensare a tutto quello che si deve fare e che non si deve fare per assicurare il cibo per i nostri bambini e altre generazioni future. Composto da un insieme di container, il padiglione ha interni in legno in stile marinaro, diviso in 11 stazioni, ognuna delle quali rappresenta un tema legato alla protezione ambientale. Il piano terra ospita l'Hangar delle Idee, uno spazio espositivo dedicato alla cooperazione, alla governance e all'istruzione. Non manca un ristorante dove gustare specialità dal gusto mediterraneo. Abbiamo pensato di fare in un modo originale un padiglione che può mostrare al pubblico giovani e più anziani tutto quello che sono i problemi del cibo oggi, dell'agricoltura, il futuro del cibo dal punto di vista della pesca, degli oceani e di dare un messaggio di solidarietà e di un messaggio di anche di speranza. Solidarietà e speranza animano anche il progetto per la seconda vita del padiglione, che al termine dell'Expo sarà trasferito in Africa occidentale e utilizzato come centro per la formazione di medici e infermieri. Questo padiglione sarà smontato dopo l'Expo e sarà ricostruito in Burkina Faso per diventare un centro di formazione e il centro anche di un nuovo paese dove faranno una formazione per i giovani e per le persone che studiano l'infermeria. Tra colori e sapori, Expo 2015 è un ideale luogo d'incontro per trovare soluzioni agli squilibri dell'alimentazione nel mondo. Così Oscar Farinetti, patron di Italy, risponde a chi si chiede se l'esposizione universale, con i suoi padiglioni avveniristici e la sua atmosfera allegra, sia in grado di dare risposte al tema nutrire il pianeta, energia per la vita. Noi umani, per riunirci, per trovarci in tanti, dobbiamo creare dei luoghi belli, perché si è contro la bellezza? Creiamo dei luoghi belli in cui discutiamo di argomenti importanti, forti e duri, perché dobbiamo farlo in un luogo brutto, visto che si è capace di farlo? A me piace molto la bellezza di Expo, io sono favorevole a questi luoghi qua.
Non solo architettura e spettacoli dunque, ma soprattutto un'occasione di dibattito per porre l'accento sul ruolo della biodiversità nei paesi poveri e sulle cattive abitudini alimentari dell'Occidente, che tra malattie cardiovascolari e metaboliche provocano un elevato tasso di morti e gravano sulla spesa pubblica. Nel mondo siamo 7 miliardi e 3, produciamo cibo per 12 miliardi e malgrado questo 826 milioni hanno problemi di fame. 1,5 miliardi sono obesi. E 2 miliardi buttano via, sprecano il 40% di quello che comprano. È molto disequilibrato. Dobbiamo ripartire da noi, dal tema del rispetto.